La febbre mi riarde il sangue orribilmente. Qui, nei polsi e nella tempia un martellio continuo che mi risuona in un'eco dolorosa in fondo al cuore. Par che nelle vene mi scorra piombo ardente. Par che il cranio mi scoppi ad ora, par che il petto mi morda un serpe feroce, cui ingola il singhiozzo, il singhio. La vita di un poeta si esprime in versi, tanto più la mano procede dritta, quanto più il poeta ciondola ai bordi del dirupo. Un confine astratto e un equilibrio precario, forse ancor più necessario per cavare dall'iperuranio l'idea poetica. Il poeta comincia a vivere quando forse la morte lo coglie improvvisa, e solo allora quei versi assumono un significato. Questa storia inizia con la morte del protagonista, una tragedia, quanto può esserla la dipartita prematura di un giovane. Brutta storia, una caduta da cavallo, un banale incidente che si compie in dramma. Lo spirito romantico del giovane poeta, per fortuna, viene salvato su carta e presto pubblicato con scalpore. Correva l'anno 1879. E i tipi de La Carabba di Lanciano pubblicano la raccolta di poesie primovere. Echi classici si fondono col romanticismo narrando il quotidiano vissuto dal giovane, mentre la commozione si mischia al rimpianto per aver perso un poeta così dotato ad appena 16 anni dalla sua nascita. Ma a volte la vita riserva colpi di scena inaspettati e la tragedia diventa farsesca, burla, quando il giovane ammette candidamente di aver finto la morte, pur di spingere la sua raccolta poetica oltre lo scetticismo di un ambiente letterario conservatore e restio al cambiamento. Eppure il nostro imperium di oggi inizia proprio da una presunta fine, perché proprio da quella morte nasce a nuova vita Gabriele D'Annunzio. Nato sotto il segno accomodante dei pesci in quel di Pescara il 12 marzo del 1863, sviluppa con l'andare della crescita una sensibilità profonda condita da una ferrea ambizione. Nutrito alla letteratura classica, cresciuto nello sfarzo di una famiglia borghese, divenuta benestante grazie all'eredità dello zio, il giovinetto sviluppa un acceso individualismo che mal lo dispone al rispetto delle regole. Gli riesce molto difficile la vita in collegio, tanto più che non nasconde un certo ingegno spesso rivelato in maniera spocchiosa, tanto da alienarsi la simpatia dei molti. Tuttavia, non se ne cura, letteralmente travolto dall'amore per la poesia e da una proverbiale ammirazione per Giosuè Carducci. Il nostro decide ben presto quale sarà la sua strada. Si innalzerà sulla moltitudine poetando e diventerà immortale tra i grandi della letteratura. Le agiate condizioni economiche e l'incondizionato appoggio del padre permetteranno al giovane D'Annunzio di esordire appena sedicenne con il compendio Primovere, dimostrando, come da incipit rivelato, di aver ben chiaro come far parlare di sé, posto che dichiarerà di voler un vivere inimitabile. Nel 1881 l'ambizione del poeta in fasce lo smuove verso la capitale, unico e imperituro palcoscenico per la grandezza, crocevia di ogni italica suggestione. La vita collegiale lo annoia e frequenterà sporadicamente e con malavoglia la facoltà di lettere, ritenendo doveroso perseguire il suo estro quanto più lontano dai satrapi accademici. La scarsa propensione allo studio universitario verrà sopperita da una spasmodica ricerca della vita mondana, vissuta perdendosi in passeggiate per l'urbe, discutendo torrenzialmente di rimpetto ai membri di spicco della cultura capitolina, senza alcun timore reverenziale.
La vita a Roma manterrà il poeta di Pescara di una sensualità e di un magnetismo che lo renderanno irresistibile al gentil sesso, mentre la passionale focosità di spirito più volte lo condurranno a difendere l'onore duellando in riva al Tevere. La frenetica vita capitolina confluirà in versi nel secondo compendio poetico, Canto Novo, la conferma di un talento cristallino. Pur risentendo di influenze carducciane, se ne discosta dimostrando una ricercatezza poetica appena agli inizi, ma già variegata. Canto Novo racconta le vacanze abruzzesi del Gabriele, in compagnia della Lalla, suo sfuggente primo amore, e raccontano dell'unione tra lo e mondo, la sovrapposizione fra natura e l'uomo, con lirismo ispirato a vette oniriche che porranno le basi del decadentismo. Già D'Annunzio inneggia la giovinezza e prende a morsi la vita. Oltre alla carriera poetica, inizierà cronache per diversi quotidiani e riviste capitoline, inframmezzando le più disparate avventure amorose ed un matrimonio inaspettato. L'irrequietezza del pescarese e l'impazienza di darsi all'immortalità lo portano ad esplorare lo scritto in prosa, prova che brillantemente supererà con la pubblicazione de Il Piacere nel 1889. Punto di svolta letterario assoluto, incarnazione del decadentismo, discendente in parte dal simbolismo francese, il romanzo rappresenta l'inizio di una nuova vita artistica per D'Annunzio, che fra le pagine del libro spesso frappone la sua figura a quella del protagonista in una cronistoria del suo periodo romano. Iniziando l'epopea dell'esteta decadente, inaugura una nuova prosa introspettiva e psicologica che rompe con i canoni estetici del naturalismo e del positivismo allora imperanti, segnando la sua maturazione artistica, affrancandosi così al maestro Carducci. Or conviene in silenzio, alto silenzio, oscuro è il sogno del futuro. Nuova morte ci attende, ma in quel giorno supremo o fato riviveremo? Quando i poeti al mondo canteranno su corde d'oro l'inno concorde, o voi che il sangue opprime, uomini, sulle cime splende l'alba sublime, i poeti, poema paradisiaco. All'inizio dell'ultima decade del secolo, l'oramai affermato poeta da Pescara lascia la capitale, oberato dai debiti e dalla dissolutezza, per giungere a Napoli, dove proseguirà la sua ricerca in prosa pubblicando Giovanni Episcopo, L'innocente e Il trionfo della morte, di fatto abbracciando il movimento crepuscolare e il decadentismo. Tuttavia egli, ben lungi dal desiderare incasellarsi all'interno di un determinato schema artistico, darà alle stampe liriche infuocate dal poema paradisiaco, dove già si avverte un'indomita volontà spingente per riaffermare con prepotenza la vita. Di incommensurabile importanza sarà la scoperta degli scritti nicciani, che non abbandoneranno più i suoi viaggi. Alle pendici del Vesuvio l'aria salubre rinfranca lo spirito del giovane D'Annunzio, ma non tempra abbastanza la vulcanica ricerca del futuro vate. Lo stendardo del Giglio fiorentino aleggia sul destino del poeta, che si stabilisce nelle terre di Toscana, dove raggiungerà le vette più elevate e indirizzerà la sua vita verso grandi imprese, evolvendo la vita del letterario in quella dell'avventuriero. A Firenze inizia la storia d'amore più febbrile e nota, quella con la Duse, famosa e eccezionale interprete del teatro italiano. Con lei D'Annunzio si cimenterà nella drammaturgia, sconvolgendo canoni ritenuti imprescindibili nel dramma borghese, innovando ulteriormente la poesia con la pubblicazione di alcune tra le opere più rappresentative del suo estro poetico, le Laudi e soprattutto il vertice assoluto del suo poetare, l'Alcione, poesia dell'estate, rappresentante la piena maturazione della vicenda creativa e umana del poeta. La fama, il successo e l'amore incoronano la poesia di D'Annunzio nel suo momento più alto e rappresentativo. La raccolta affronta un ampio percorso culturale, citando capisaldi della letteratura classica, italiana, greca e latina. Un viaggio che si compie partendo dal classicismo fino alla ricercatezza dei grandi filosofi irrazionalisti, quali Schopenhauer e Nietzsche, toccando i più disparati campi della cultura tutta. Probabilmente la vetta della poesia novecento italiana,
personificazione di ciò che fu, era e sarà D'Annunzio. L'immortalità tanto auspicata dal Vate giunse tra i fraseggi lirici dell'Alcione. Con la pubblicazione delle Vergini delle Rocce si compie l'evoluzione del letterario. Radicalmente sconvolto dalle letture e dalla teoria dell'oltreuomo di Nietzsche, D'Annunzio supererà l'estetismo decadente, la vita del signore rinascimentale, per raffigurare un nuovo tipo di uomo, che attraverso l'arte, facendosi arte egli stesso, si presenta come strumento di una diversa aristocrazia, elemento costitutivo del vivente inimitabile, suprema affermazione dell'individuo e criterio fondamentale di ogni atto. Profondamente convinto di rappresentare l'archetipo del superuomo, D'Annunzio ricoprirà la necessità di superare il rango borghese e riqualificare la società borghese, approdando a vette di suprema arte. Un'ascensione tanto pagana quanto mistica per fare della propria vita un'opera d'arte, perdendosi e ritrovandosi in essa. Proprio sul finire del Novecento nascerà il politico D'Annunzio, figura conosciuta in tutta Italia, innovatore e rinnovatore della cultura italica, desideroso di farsi riconoscere e celebrare come homo novus, in grado di stravolgere il lassismo della classe dirigente italiana. Se già prima di allora tentò di appaiarsi alla politica, scrivendo per diverse testate politiche, soltanto nel 1897 provò il grande salto, partecipando alle elezioni, venendo poi eletto deputato. La carica strabordante dello slogan «Deputato della bellezza» già offriva uno spaccato che ben poco aveva a che vedere con l'immobilismo parlamentare, che tanto disgustò il palato Alvate. Seduto sugli scranni della destra storica, in norma del trasformismo giolittiano, passò alla sinistra con l'immortale assertazione «Vado verso la vita», gesto con la quale volle ribellarsi ad alcune leggi ritenute liberticide. La carriera parlamentare si concluse in un nulla di fatto, con il ruolo di deputato indossato sotto a quello del letterato decadente, ammantato dalla bellezza che di certo non poteva risplendere nei grigi tabernacoli di Montecitorio. Il dannunzianesimo dilaga lungo la penisola. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. La lirica di esaltazione di commiato nella pioggia nel Pineto accompagna il naufragare della relazione con la Duse, un punto di svolta che D'Annunzio vivrà l'ennesimo per tramite del fuoco incendiario, come da titolo racconto che non mancherà di rendere di pubblico dominio l'intimo della relazione del poeta con l'attrice. La vita di D'Annunzio si consuma sui rotocalchi e il suo cercare dispendiosamente un nuovo inizio lo porta ad abbandonare la penisola, rincorso dai creditori, Oltralpe, dove accentra, a partire dal 1910, la critica e il dibattito continuo della cultura francese. Prenderà posto in mezzo al feroce scontro tra decadentisti e naturalisti, già esacerbato dalla svolta verso i primi jouissements, non mancando di considerarsi il degno sorpasso vitalistico in spregio all'immobilismo artistico. Come sempre renderà la sua vita a specchio dei suoi ideali, intrattenendo rapporti con Marinetti e non mancando di dibattito con il movimento futurista, attirato dal richiamo al modernismo come senso più estatico, il vitalista di un uomo vivere perfettamente antiborghese, pur senza rinunciare alla mondanità. Prenderà parte al dibattito politico prebellico, schierandosi a favore della guerra italo-turca, accusando i socialisti e certi liberali di essere passatisti, rappresentanti di una classe borghese bigotta e vecchia, unita dall'unico ideale di salvaguardare l'italietta meschina e pacifista, tanto lontana dal suo vitalismo e volontarismo di superuomo. Scrivendo stilettate tanto roventi quanto raffinate dalle pagine del Corriere della Sera, diventerà il membro più rilevante della cultura italiana ad auspicarsi una rivoluzione sovvertitrice, in grado di spazzare via il parassitario parlamentarismo che tanto aveva disprezzato come deputato.
pur rimanendo il solito frenetico artista, collaborando con musicisti, componendo libretti d'opera e proponendo soggetti per film, il letterato stava per rispondere presente al richiamo dell'azione. Io non sapevo qual fosse il mio malore, né dove andassi. Era uno strano giorno. Oh, il giorno tanto pallido era intorno, pallido tanto che faceva stupore. Non mi sovviene che di uno stupore immenso che quella pianura intorno mi faceva così pallida in quel giorno, e muta, e ignota come il mio malore. Non mi sovviene che d'un infinito silenzio dove un palpitare solo, debole, oh, tanto debole, si udiva. Poi veramente nulla più si udiva. D'altro non mi sovviene. Eravi un solo essere, un solo, e il resto era infinito. La metamorfosi è completa. Con le prose d'arte, le faville del maglio, autobiografiche e distanti dai romanzi decadenti, nasce un poeta nuovo e più intimo, pronto a smettere la prassi e le prose da dandy per votare all'azione i suoi ideali, vestendo in uniforme militare, desideroso di portare il superuomo sul campo di battaglia. Promotore della politica di potenza, iscritto all'Associazione Nazionalista Italiana fondata da Corradini, Gabriele D'Annunzio si avvicina sempre più ad un'ennesima svolta, questa volta tanto epocale da sconvolgere per sempre la storia, a pochi attimi dalle radiose giornate di maggio. Prima però farà in tempo a rifiutare la cattedra di accademico della Crusca, dichiarandosi nemico degli onori letterari e delle università. Memore dei suoi giorni da studente, considerando l'Accademia il luogo laddove la borghesia sedimenta e prolifica, innervando di piaghe la giovine Italia, risponderà ai bolognesi che gli offrivano la cattedra in una sordida aula che tanto rammentava la bucolica Montecitorio. Amo più le aperte spiagge che le chiuse scuole dalle quali vi auguro di liberarvi. Richiamato dalla patria indecisa, D'Annunzio cala come un'orda barbarica sulla penisola, prendendo parte all'accesa discussione tra interventisti e neutralisti. Nemico giurato della pavidità borghese, tornerà dal pulpito affinché l'Italia entri in guerra al fianco della triplice intesa, menando fendenti a destra e a manca per scuotere la discendenza che avrebbe dovuto completare il risorgimento. Il discorso a quarto recita: voi volete un'Italia più grande non per acquisto, ma per conquisto, non a misura, ma a prezzo di sangue e gloria. Oh, beati quelli che più danno perché più potranno dare, più potranno ardere. Beati i giovani affamati di gloria, perché saranno saziati. Udite, udite, la patria è in pericolo. La patria è in un punto di perdimento. Intendete? Avete inteso? E la folla urlò sì. Il poeta quindi ribatté: questo vuole il mestatore di Dronero, cioè Giolitti. E la folla gridò a morte. Per l'appunto, a Quarto, il 5 maggio del 1915, D'Annunzio parla alla folla in occasione dell'inaugurazione del Monumento ai Mille. La sua oratoria travalica la poetica, oltrepassa la prosa, sedimenta nei cuori degli astanti che assistono al discorso. Animi in elevazione perenne, il ritmo dei fraseggi del vate consacrato alla patria squarciano le emozioni, schiantano ogni debolezza e travalicano il superuomo che dall'iperuranio si palesa tra i mortali. E sembra quasi che l'esarca d'Italia assista all'imperatore dei Romani mentre sorregge il flebile corpo della dea Cibele, la turrita che il nemico vorrebbe ghernire, e con il maglio d'Annunziano spezzi in due la stirpe italica corrotta dal vile liberale. D'Annunzio comunica con la folla, e la folla risponde presente. Le radiose giornate di maggio culminano con la dichiarazione di guerra e l'entrata al conflitto dell'Italia al fianco dell'intesa. Il vate, proprio in virtù dei suoi 52 anni, si tramuta in exempla, esempio ardimentoso dello spirito italiano, arruolandosi volontario nei lancieri di Novara, prendendo parte ad azioni dimostrative navali e aeree. Ottenuto il brevetto da pilota, compie incursioni su Trento, sul fronte del Carso, e partecipa ad un attacco sul Monte San Michele durante la battaglia dell'Isonzo. La mortalità di D'Annunzio termina il 16 gennaio del 1916, quando, a seguito di un incidente, riporta una seria lesione all'altezza della tempia. Perso l'occhio, proclamandosi l'orbo veggente,
diverrà personaggio da epopea mistica. Nonostante le condizioni critiche, l'animo del poeta produrrà con l'amorevole assistenza della figlia Renata Il Notturno, opera interamente dedicata ai ricordi e alle riflessioni legate all'esperienza di guerra. Un prossimo giorno sarà sprofondato nella terra, calato nella fossa, sepolto. Quattro volte remoto, mi pareva ancor mio dinanzi, sebbene difformato. Ora è prigione, ha con sé le rose sui suoi piedi rotti. Non si potrebbe levare, neppure se il Cristo lo chiamasse. La piastra di piombo lo grava, la saldatura è compiuta, il suggello è perfetto. Ora è là, non più con la nostra aria, con l'aria che io respiro, ma con la mia aria, con l'aria della tomba, con l'aria dell'eternità, che non consumano i suoi polmoni entro le sue costole infrante. Dopo la degenza, contro i consigli dei medici, torna al fronte. Nel settembre 1916 partecipa a un'incursione su Parenzo e, nell'anno successivo, con la terza armata, alla conquista del Veliki e al cruento scontro presso le foci del Timavo nel corso della decima battaglia dell'Isonzo. Otterrà la Croix de Guerre dal comando di guerra d'Oltralpe per espressa volontà del governo francese. Nell'agosto del 1917 compie con i piloti Maurizio Pagliano, Luigi Gori e i loro inseparabili Caproni CA-33, decorato con l'asso di picche, tre raid notturni su Pola il 3, il 5 e l'8 agosto. Alla fine del mese effettua col medesimo equipaggio attacchi a volo radente sulla dorsale dell'Ermada, riportando una ferita al polso e rientrando con il veicolo forato da 134 colpi. Qui squilli, il Vate ambisce a ben altro. Egli vuole raggiungere al massimo la congiunzione tra poeta e soldato, e per questo la necessità di azione bellica viene sospesa per permettere al poeta di declamare versi in volo dai cieli sopra la capitale asburgica con questa concessione. Il volo avrà carattere strettamente politico e dimostrativo, e quindi vietato di recare qualsiasi offesa alla città. Con questo raid l'ala d'Italia affermerà la sua potenza incontrastata sul cielo della capitale nemica. Sarà vostro duce il poeta, animatore di tutte le fortune della patria, simbolo della potenza eternamente rinnovatrice della nuova razza. Questo annunzio sarà il fausto presagio della vittoria. All'alba del 9 agosto del 18, D'Annunzio convoca nell'hangar i piloti più fidati: Natale Palli, Antonio Locatelli, Gino Allegri, Daniele Minciotti, Aldo Finzi, Piero Massoni, Giuseppe Sarti, Ludovico Censi e Giordano Bruno Garanzarolo, legandoli ad un solenne giuramento. Se non arriverò a Vienna, io non tornerò indietro. Se non arriverete su Vienna, voi non tornerete indietro. Questo è il mio comando, questo è il vostro giuramento. I motori sono in moto, bisogna andare, ma io vi assicuro che arriveremo, anche attraverso l'inferno. Alala! Alle 5.50, dal campo di aviazione di San Pelagio, nel comune di Due Carrare, Padova, partono gli 8 apparecchi, 7 SVA monoposto ed 1 SVA modificato a due posti, guidato dal capitano Palli, nel quale si trovava D'Annunzio. Perso ben presto il tenente Giuseppe Sarti, costretto ad atterrare per noia al motore, i 7 aerei superstiti proseguono il proprio volo verso la capitale austriaca. Dopo aver sorvolato la valle della Drava, i monti della Carnizia e infine la città di Reichenfels, Kapfenberg e Neuberg, senza nessun agguato dall'aviazione austriaca, superando formazioni temporalesche, la formazione italiana giunse su Vienna in gruppo compatto alle 9.20. Mentre nelle strade e piazze sottostanti si stava verificando un grande concorso di folla, impaurita dalla presenza degli aerei. Grazie alla limpidezza del cielo, lo stormo poté abbassarsi a una quota inferiore agli 800 metri e lanciare 50.000 copie di un manifestino in italiano preparato da D'Annunzio che recitava: «In questo mattino d'agosto, mentre si compie il quarto anno della vostra convulsione disperata, e luminosamente incomincia l'anno della nostra piena potenza, l'ala tricolore vi apparisce all'improvviso come indizio del destino che si volge. Si volge verso di noi con una certezza di ferro. È passata per sempre l'ora di quella Germania che vi trascina, vi umilia e vi infetta. La vostra ora è passata, come la nostra fede fu la più forte,
ecco che la nostra volontà predomina e predominerà sino alla fine. I combattenti vittoriosi del Piave, i combattenti vittoriosi della Marna lo sentono, lo sanno, con un'ebbrezza che moltiplica l'impeto. Ma se l'impeto non bastasse, basterebbe il numero. E questo è detto per coloro che usano combattere 10 contro 1. L'Atlantico è una via che già si chiude, ed è una via eroica, come dimostrano i nuovissimi inseguitori che hanno colorato l'Urk di sangue tedesco. Sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell'arditezza. Non siamo venuti se non per la prova di quel che potremmo osare fare quando vorremmo, nell'ora che sceglieremo. Il rombo della giovane ala italiana non somiglia a quello del bronzo funebre nel cielo mattutino. Tuttavia, la lieta audacia sospende fra Santo Stefano e il Graben una sentenza non revocabile, o viennesi. Viva l'Italia!